Chi ha visto il Milan in Champions? Col Borussia. Milan in Champions è stata una partita difficile, Bobo, perché il Milan è partito bene bene, secondo me. Poi dopo calcio di rigore, sbagli il rigore, subito dopo prendi rigore, ti fanno gol su rigore, ha rimesso fuori la testa, ha provato ancora a ripetere quelle che erano le dinamiche dei primi minuti, però poi sinceramente ha fatto tanta fatica, tanta fatica, tanta fatica. Che Milan è ancora anche un po' un limite tecnico, aspetta queste squadre qua. Però Leao non c'era col Dortmund, quindi se non c'è Leao... E poi Chris, si può dire che è un risultato comunque bugiardo, perché il secondo tempo, anche quando stava sotto, il Milan ha attaccato tantissimo, non riusciva mai a fare gol per tornare in partita, quindi sì, ha perso, non si può dire niente, contro una grande squadra, in un girone complicato, però anche quando stava sotto nel secondo tempo... Era viva almeno. Ma è stato un risultato bugiardo, secondo me. Che quando poi dopo ti capitano quelle partite lì e finisce una partita... con un risultato così pesante, poi dopo anche le cose buone che sono state fatte sono difficili da... Quando perdi non si ricorda nessuno, anche le azioni pericolose. Sono difficili da spiegare. Sicuramente poteva fare di più, poteva gestire la partita in maniera diversa, però sono d'accordo con quello che ha detto Gigi. Però senza Leao manca mezzo attacco comunque, perché Leao fa la differenza. Dico comunque che ha anche investito parecchio e capitano quelle annate che se non c'è quel giocatore lì la squadra non gira. Però un po' opaco, se c'è la squadra che non gira, se manca un giocatore, c'è comunque qualcosa che non va nella catena. Perché tutte le volte che non c'è Leao... Però sai, è un attacco che... cioè, fanno pochi... Ora, lascia stare che hanno vinto 3-0 Frosinone, però fanno pochi gol. Cioè, se non fa gol Giroud, 8 voti su 10... Che ne fanno pochi. Chi è che fa gol? Nessuno. Non fatica a fare gol. Nessuno è una vera punta. Eh? Nessuno poi alla fine è una vera punta. No, c'è solo Giroud che c'ha 37 anni, comunque sta facendo 4-5 ali fortissime, velocissime. Sta facendo un campionato della Madonna già da 2-3 anni. Ci vuole Leao. Si dice la stessa cosa già da 3 anni, Se no 3 anni fa parlavamo del Milan, anche quando ha vinto lo scudetto si diceva fa fatica a fare gol, c'è cioè solo Giroud, poi c'era magari entrava in altri contesti anche Ibra qualche anno fa, però comunque era lo stesso problema, mancano i centrocampisti, qualche gol dei centrocampisti, questo sì. E poi Leao, come ha detto te, è quello che poi sposta veramente gli equilibri. Leao deve fare la differenza. Leao deve fare la differenza, però lo sai anche, Bobo, che non puoi pensare che un giocatore solo ti faccia la differenza in ogni partita, quindi c'è bisogno anche di altri. Giroud è vero che è un giocatore fondamentale, un giocatore importante, un giocatore che tante volte ha fatto dei gol pesanti, però allo stesso tempo ha i suoi anni, ci sarebbe bisogno di avere un attacco un po' più completo. No? Se tu pensi all'attacco dell'Inter, no? Con Thuram, con Lautaro, e i Sanchez, sì, con Trump che si sta rivelando purtroppo meglio ancora delle aspettative. È la freschezza atletica di Thuram anche, no? Lautaro segna con un treno, cioè, comunque anche mettono in difficoltà gli avversari anche sì, fisicamente, cioè. Proprio, no? Cioè Giroud mette in difficoltà gli avversari con le qualità che ha, no? Sì. È bravo di testa, è bravo di difendere il pallone, però non ha più quella freschezza tecnica che ti attacca lo spazio. Sì, e poi capita anche l'anno, perché prima Gigi diceva sì, si diceva così anche 3 anni fa, però 3 anni fa Giroud segnava molto più di adesso, cioè con una facilità maggiore, la buttava dentro sempre. 37 anni comunque, sì, questa è dura, non so, quest'anno ti dicevo la quest'anno è sempre lì, 26 anni non è poi così vecchio, certo. No, ma io sono, cioè, beh, è potenziale giusto. C'è sicuramente, devi metterlo lì e dargli la possibilità di sì, giocare. Il problema è che in Italia non c'è tempo per far niente, soprattutto quindi... quando giochi in una squadra come il Milan, come l'Inter, come la Juve, squadre di prima fascia che non ti danno il tempo per poterti poi, certo, Milan, poi la dimostrazione formare, devi dare subito in quelle squadre lì. Se entri nel giro di 2-3 partite devi far vedere che combini, se non combini. E meno male che ha fatto gol questa domenica, se no era la domenica prima già sulla graticola, sì, sì. A gennaio lo volevano cedere, sì, cioè, adesso non lo so se i dirigenti volevano cederlo, però si leggeva da qualche parte che comunque era... Io vi chiedo, ma è giusto, perché abbiamo detto che Milan davanti, cioè a centrocampo e difesa sono messi meglio, davanti c'è solo Giroud e Leao, ma è giusto dare la colpa all'allenatore? Perché dopo la partita col Dortmund dicevano che volevano mandarlo via tutti, e che se non vincevano col Frosinone
l'avrebbero mandato via, ma è giusto per quest'anno non spendendo anni, però quest'anno 2, 3, 4 scelte scellerate le ha fatte. Ma comunque un anno, 2 anni fa ha vinto lo scudetto. Ma tipo quali? L'anno scorso, per capire quali sono, non c'era semifinale di Champions. Se deve andare a vedere gli episodi, però le ha fatte, cambi sbagliati, posizioni sbagliate. Io ti dico, boh, poi sai, quando perdi così sicuramente non è colpa solo dell'allenatore, però spesso e volentieri comunque quando ti sei ballato tutto per prenderti i giocatori, un ultimo capro espiatorio che ti rimane è l'allenatore. Te dico, si possono cambiare in questo momento. No, io ti dico, non è che a gennaio possono prendere una punta di prima fascia, no? Non credo. Dipende dal budget che hanno, ma non credo sia elevato. Cioè, non è che entri sul mercato e prendi... Il mercato... Gabriel Jesus, capito? Cioè, quindi... Cioè, io dico, lui lì ha vinto lo scudetto, che nessuno si aspettava lo scudetto. Diciamo che l'ha perso l'Inter lo scudetto, eh. Vabbè, perso, vinto, comunque l'ultima sette è figa, l'ha vinto tutto, no? È questa sette, la differenza, no? Nei tifosi quello che sta emergendo in questa annata qua è proprio questo, no? Prima le aspettative sul Milan erano inferiori e quindi tutto quello che il Milan faceva in più, dallo scudetto, dalla qualificazione alla Champions, sembrava un lavoro meraviglioso, esatto, da parte di Pioli, che è stato un lavoro meraviglioso, perché è andato a vincere uno scudetto che il Milan non vinceva da tempo, ha fatto un qualcosa di grande. No, adesso l'asticella l'hanno voluta alzare, no? Perché poi a me piace Pioli quando dice: io alleno il Milan e noi dobbiamo vincere lo scudetto. Dimostri carattere, dimostri che c'è i coglioni, bobo. Lui c'è i coglioni, perché va in sala stampa e dice: noi dobbiamo vincere lo scudetto. E lo dice non da primo in classifica, non da secondo in classifica, lo dice in un momento di grande difficoltà. È quinto ora, no? Milan, no? E quindi ti dico, questa è una cosa positiva, però l'asticella si è alzata da parte di tutti, quindi in questo momento qua tutti vedono in Pioli forse non è lo debole, e secondo me non lo è assolutamente, non è lui. Ha alzato l'asticella, è terzo il Milan, non è quinto, è terzo, e sta facendo molto bene secondo me, perché al di là di quello che sta succedendo in Champions comunque è a 6 punti dal primo posto, certo. In un momento di crisi, e se dovesse fare il miracolo di passare in Champions League, perché sarebbe un miracolo, magari correggetemi voi, sì, il miracolo matematico, deve vincere a Newcastle, no? Sì, però contemporaneamente deve succedere qualche altro miracolo. Però io penso deve che perdere il PSG, però ti posso dire una cosa, io penso che a questi livelli, ragazzi, il PSG va in campo per vincere e il Dortmund va in campo per vincere, cioè, sì, certo. Non è così scontato neanche che di là possano pareggiare, anche se tutti dicono che pareggeranno. Vediamo, speriamo per il Milan, per i tifosi del Milan, no. Maldini non l'avresti mai mandato via. No, Maldini non l'avrei mai, cioè non avrei mai potuto io mandarlo via, comunque io ragiono da tifoso. Però immagino che quando arriva una proprietà del genere deve fare, no? Spazzare via tutti i senatori, sono sicuramente comportati male. E c'è anche da dire che Maldini era là da un po', non è che avesse fatto degli acquisti incredibili, ma perché non c'è budget, no, Jake. Sicuramente, ma però qualche anno ce l'hanno avuto il budget, anche con qualche anno i soldi erano spesi. Vabbè, comunque sicuramente, però scusa, comunque sicuramente non si sono comportati bene, però non è che quello difende Paolo, ci mancherebbe, perché ma poi io lo difendo Paolo, io vedo, no, nel senso, io quantomeno voi magari sapete qualcosa in più, io so il prodotto finale, vedo quello che succede, cioè perché dici che ha sbagliato gli acquisti? Ne ho sbagliato uno, due, cioè, ma ne ha fatti 10, 15, ne ha fatti mandati alle stelle come prezzo, no? Cri, voi ne saprete più, no? No, sai, dimmi. Magari si parlava di De Ketelaere, no? Però, poi? Ragazzi, è un giocatore, io l'anno prima, quando lo vedevo giocare, sto ragazzo qua, sì, poi ci sono quelli che sbagliano, mi impressionava, no? Vabbè, perché gli però, vedevo... Però, Cri, no, e tutti gli altri, aspetta, che ha preso, che ha vinto lo scudetto, ha preso 10 milioni e valgono 70, 80, 100. Pioli sicuramente, ma anche la dirigenza che ha aiutato Pioli a vincere lo scudetto, e Paolo ha avuto dei grandi meriti nella costruzione di quella squadra, nella saperla gestire, tanti ragazzi giovani, tanti primi giocatori che non erano ancora magari i giocatori che sono adesso. Quindi è stato molto, no, siccome ho letto un po' di interviste, sto ascoltando lui, che ne sapete di più di Milan rispetto, sì, a me, sì, volevo capire questi acquisti, oltre a quello che hai citato tu, il belga, comunque chi c'era altro? Le cose che non hanno fatto la differenza in questi anni, cioè poi sai, quando arriva, allora noi ragioniamo, voi da calciatori, io da tifoso, no? Per cui dici non puoi assolutamente mandarlo via, ma quando arriva una dirigenza del genere che rasa via tutto, prende la squadra, e questi qua comunque sono businessmen, non è che sono, che hanno un progetto, no?
un progetto di amore, di bandiera per la squadra, questi arrivano per fare fatturato e fare le cose, che fai? Tieni Maldini? Lo puoi tenere? Non so. Sicuramente io dal punto di vista umano io non l'avrei mai mandato via, dal punto di vista imprenditoriale forse questi non potevano fare altro che mandarlo via. Io dico De Kettler, io non ho mai visto a San Siro, perché poi si parla di giocare a San Siro, mai visto un giocatore di 20 anni far bene il primo anno, io difficilmente sì. Ho visto, no, un ricordiamoci giovane... anche Tonali, che il primo anno comunque ha fatto una fatica incredibile, è uscito fuori alla grande. E ecco, secondo me ci sono anche delle cose che noi non conosciamo, evidentemente non ci si può soffermare su un acquisto sbagliato, perché comunque hai vinto lo scudetto, ne hai presi 10, 8, li hai valorizzati 10 volte di più, c'è qualcosa che ci sfugge, che ripeto, magari qualcuno lo sa, io non lo so onestamente, ma la società giustamente ha fatto le proprie valutazioni, però insomma qui non si tratta soltanto dal punto di vista umano, come dici tu, si tratta anche di competenze. Secondo me Paolo e Ricky Massara avevano delle competenze importanti. Cercavo di capire con quale giustificazione una cioè una proprietà che entra manda via Maldini. Sicuramente se me lo chiedi a me, mi chiedi che mandi via Paolo Maldini. Ci sono delle cose che vanno oltre a quello che abbiamo letto sui giornali. Che gli frega. E io credo che tu credi? No, ragazzi, Paolo è un personaggio ingombrante, cioè un uomo di grande personalità, una storia incredibile nel Milan, cioè, e non è un signor sì. No. Quando arriva una nuova proprietà, ci sono tanti dirigenti in Italia e nel mondo. Se pensi al Milan come un'azienda. Che vanno dietro alla proprietà. Paolo non lo farebbe mai, perché è un uomo orgoglioso, è un uomo, non ha bisogno di soldi. Ha un amore infinito per il Milan, però manca qualche e si è pezzo fatto da parte. Cioè, ha fatto capire forse, secondo me, che lui non avrebbe accertato certo. Però lì sono cose sicuramente di rapporti, di contratti. Scusa un attimo, noi di quei due non parlano, cioè se ne fa parlare a noi. Cioè qualcosa io che manca. Dentro, io manca, sono cioè, dentro. Io, vanno i cazzi loro. Cosa avete fatto, no, ragazzi? No, ma io ti dico la verità, io no, faccio fatica a parlare di Paolo, perché intanto non sarei obiettivo, perché io quando vedo Paolo rimango così, per quanto gli sono. Beh, la stessa cosa che sto dicendo io. Riconoscente io mi sono nella mia vita, quindi faccio veramente fatica. Posso solo commentare la frase che ha appena detto Marco, no? Paolo non è un signor sì. Paolo è uno che ha storia, amore per il Milan, non è un signor sì, una proprietà nuova arriva, sa benissimo di non poter avere a che fare con uno che fa quello che dicono loro, e probabilmente hanno preso questa scelta, però faccio fatica ad andare oltre proprio perché... E non stiamo neanche dicendo che hai torti anche la proprietà, perché diciamo che quello che si è comprato il Milan non è... Quello che dicevo io, noi ragioniamo da tifosi, da giocatori... però questi qua ragionano come gente che compra le aziende, sì. Cioè se il Milan fosse stata un'azienda di telefonia, questi sarebbero arrivati e la prima cosa che facevano è fare fuori quadri e dirigenti eccetera eccetera, insediare i loro uomini e rifare. Però mi sembra che l'hanno ristrutturata l'azienda, perché dai debiti che avevano in rosso sono andati inutili a quest'anno. Sì, però sicuramente non hanno fatto fuori tutti quelli che hanno messo i loro strategici. Ma è normale, ma chi, cioè, non hanno neanche le colpe, voglio dire, se uno spende 1 miliardo di euro e si compra una società, è giusto che metta anche le sue idee, diciamo che grande rispetto per Paolo, certo. Però alla fine è anche giusto che decida la proprietà che ha messo i soldi, poi infatti, sicuramente scopriremo... Avranno ragione tutti e due. No, ma scopriremo poi sì. Se avranno successo, sicuramente con i numeri ho letto che comunque il Milan è leggero... utile, però comunque inutile. Prima si perdevano i soldi, ragazzi, ricordiamoci la famiglia Sensi, la famiglia Moratti, quanti soldi hanno non perso, bisogna perdere soldi. Ormai nessuno più vuole perdere i soldi. E comunque chiudo, la storia dei 5 anni dirigenziali di Paolo, le scelte sono tutte positive, ha vinto uno scudetto, ha portato un Milan in semifinale di Champions League, ha comprato dei giovani e li ha venduti per 80-100 milioni, forse poteva fare qualcosa in più con Donnarumma, magari rinnovarlo un anno prima, però vabbè, ormai è storia finita. Però chapeau a Paolo, eh.